Firenze. È corretta l'analisi, Francesco? Buonasera. La direzione affidata a Mario Bergulian del Montenegro e a Dorian Terpenka del Canada. E la gara, dicevamo, che chiude la fase eliminatoria, mentre intanto c'è il tiro e il gol di Cristian. Questi gli accoppiamenti di domani per quelli che sono considerati quarti di finale. In pratica nessuna squadra ha lasciato il torneo, mentre da lontano va a realizzare Olimpiadi. Felugo va a battere e difesa con le mani addosso, è una finta zona direi quella che la Cina propone. Beh, un pressing Liang è molto bene in anticipo e da lontano Cito invece colpisce. È stato aperto nello scorso settembre, per cui avventura chiusa per lui, mentre c'è il bel numero ancora una volta di Feutan, il massimo vantaggio. Figlioli, ieri per lui rigore sbagliato. E c'è il gol di Alex Giorgetti, lo stesso atleta che ieri per Ari van der Merck, se possibile. Ari, buonasera. Prendo spunto dalla presenza di Fabio Conti, il CT del Sette Rosa, ma intanto va a bersaglio la Cina con da esterno, Francesco. C'è veramente una grande lotta, però intanto c'è il numero di Federico Lapen, finora ha il 50% con lo in più, 1 su 2. Palla per Perez che va a scaricare con grandissima potenza e espulsione per Giorgetti, quindi la Cina gioca 6 contro 4 in attacco posizionato e trova la rete con lì arrivare a contatto con Pastorino, cambia il palcoscenico, Presciutti in 1 contro 0 e c'è la nuova rete di colui che potrebbe dare dei risultati. La Cina finora con lui in più c'ha 2 su 3, cerca di riportarsi a meno 2 la formazione che va a bersaglio con Feiyu Tan. Siamo tornati con un sentimento positivo ma negativo allo stesso tempo, perché comunque c'è stata una finale e quando si perde una finale rimane sempre qualcosa dentro. Quindi e quindi le prime due sono state comunque severe sotto l'aspetto fisico e quindi è importante ora rilassarsi, come sta facendo ancora un po' la nostra nazionale, come avendo subito la rete dal centro. Serbia, vi ricordo anche che è la nazionale che ha vinto il maggior numero di World League, 3 l'ultima volta lo scorso anno a Nice. Al di là di questo, 2 successi insieme al Montenegro, mentre non riesce a intervenire, però, perché comunque essere raggiunti o superati dai cinesi rimarrebbe macchia indelebile. Lo capisce Cristian Presciutti che va Arnaldo Deserti, che riesce a mantenere bene la posizione e guadagna l'espulsione, la sesta per gli azzurri, che vanno in gol con il numero 13. Giorgetti ancora a bersaglio. Per farti stare sereno e per farti capire dove sbagli, soprattutto a livello mentale. La Bruna ormai per noi è indispensabile. Intanto grazie Stefano. È necessario che tutto ciò avvenga per gradi. Intanto un 3 contro 0 addirittura, con una chiusura dedicata a Federico Lapenna e alla sua motivazioni poco accentuate che hanno caratterizzato la vigilia della partita, che ora riporta l'Italia al suo massimo vantaggio con I giocherelloni, ecco, mettiamola così. Non farà piacere a Campagna, che sta seguendo l'ultimo attacco della Cina con l'uomo in più e il gol di perché abbiamo un'altra diretta dopo e quindi dobbiamo